SIC, società Italtecnica Cesena, da 30 anni specializzata in progettazione e costruzione di sistemi e impianti tecnologici industriali integrati. Se voi avete un problema, noi abbiamo la soluzione. SIC è a Cesena, zona industriale Pieve Sestina. Infotech, con un'esperienza ultradecennale nella consulenza e nello sviluppo di servizi informatici, è HP Platinum Partner. Infotech da sempre propone tecnologie innovative in ambito server e storage, workstation e PC, garantendo un servizio di assistenza tecnico-sistemistica rapido e affidabile. Infotech propone l'ufficio efficiente e green. Affidati a noi installando le nuove multifunzioni HP PageWide a zero emissioni di polveri sottili. Mettiti comodo, Infotech troverà la soluzione giusta per te. www.infotech.it. Frigoriferi industriali, soluzioni all'avanguardia nella refrigerazione industriale. Alla Fiera di Rimini torna in presenza dal 20 al 25 agosto il meeting di Comunione e Liberazione. Il programma della 42esima edizione è stato svelato in conferenza stampa a Roma. All'inaugurazione ci sarà il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Aumentano i casi di Covid in Emilia-Romagna. Sono 117 i positivi nelle ultime 24 ore, un dato non allarmante, rassicurato anche dall'assenza di decessi. La variante Delta tuttavia continua a crescere. Ne abbiamo parlato con il direttore del Dipartimento di Sanità Pubblica di Bologna, Paolo Pandolfi. Riempire i posti vacanti a causa di cancellazioni o mancate prenotazioni per ottimizzare i tempi. Questo è il piano di AUSL Romagna per continuare a portare avanti senza intoppi la campagna vaccinale. I cittadini che non si sono ancora prenotati possono approfittare della nuova formula Last Minute. A San Marino è stata fissata la data per il referendum sull'aborto, che nella Repubblica del Titano è ancora illegale. La consultazione popolare si terrà il prossimo 26 settembre. A riuscire nell'impresa di dare il via al referendum dopo vari tentativi falliti è stata l'Unione delle Donne Sammarinesi. Sono partiti il 3 luglio i saldi estivi in Emilia-Romagna. I commercianti attendevano con ansia l'apertura della stagione per risollevarsi dopo il periodo di chiusura forzata. Siamo stati a Cesena a parlare con loro per tracciare un bilancio di questi primi giorni. Calcio, superate le visite mediche di rito, Andrea Cioffi si appresta a disputare la quarta stagione con la maglia del Cesena. Il difensore di appena 22 anni potrà raggiungere e superare le 100 presenze in bianconero. Questo è il telegiornale della Romagna. In studio Fulvio Zappatore. Buonasera a tutti, l'avete sentito dai titoli, cominciamo parlando del meeting di Comunione e Liberazione che torna a Rimini quest'anno in presenza dopo che l'edizione dell'anno scorso si era tenuta esclusivamente online a causa delle limitazioni imposte dal Covid. Ad inaugurare l'evento quest'anno ci sarà il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Sarà il capo dello Stato Sergio Mattarella ad inaugurare la nuova edizione del meeting di Rimini che avrà luogo dal 20 al 25 agosto. Saranno presenti anche il Presidente del Parlamento Europeo David Sassoli, diversi ministri e personalità internazionali per discutere sul futuro del Paese e dell'Europa. Questo meeting tornerà in presenza e di questo siamo molto contenti. Abbiamo un tema molto sfidante, il coraggio di dire io, con i quali vogliamo sottolineare l'assunzione di responsabilità di ognuno, la sua creatività, la sua singolarità come punto decisivo per una ripartenza. La scuola e l'università saranno al centro di questa edizione del meeting. Il fatto che università e ricerca siano entrati in misura considerevole anche nel recovery plan rende conto del rimettere al centro la persona con le sue competenze, con la sua curiosità, con la voglia di studiare, con la voglia di crescere. Perché l'università vuol dire crescita e vuol dire opportunità. L'evento torna in presenza. Ma l'elemento principale è sempre quello della responsabilità personale, perché le norme da sole non fanno nulla. Noi favoriremo questa responsabilità personale attraverso un'app che genera dei QR code di ingresso e garantendo che chiunque entri in fiera abbia i requisiti del Green Pass.
Parliamo adesso di Covid, il bollettino della giornata. In Emilia-Romagna sono 117 i nuovi positivi nelle ultime 24 ore. Nel dettaglio, le province più colpite, Bologna e Rimini in testa, entrambe con 22 nuovi casi. Reggio Emilia con 18, Piacenza con 17, Modena con 15, quindi Parma con 10. Si va poi in Romagna, Ravenna con 5 nuovi casi, Imola con 4, Cesena con 2, chiudono Ferrara e Forlì con un nuovo positivo. La buona notizia è sicuramente quella che non si registrano nuovi decessi. Per quanto riguarda invece le terapie intensive, sono 14 attualmente i ricoverati, uno in più rispetto a ieri, 144 quelli negli altri reparti Covid, dato che resta invariato nelle ultime 24 ore. Abbiamo visto il livello di contagi, che per il momento non è in situazioni allarmanti, cresce però la diffusione della variante Delta. Noi ne abbiamo parlato con il direttore del Dipartimento di Sanità Pubblica di Bologna, Paolo Pandolfi. Sentiamo cosa ci ha detto. La variante Delta non arresta la sua corsa, la diffusione del virus sta crescendo in modo significativo, sebbene non critico, così come l'indice RT. Sul dato è intervenuto anche il direttore del Dipartimento di Sanità Pubblica dell'AUSL bolognese, Paolo Pandolfi, che mette in guardia. Essendo un virus che vive di mutazioni, continuerà a mutare, avremo la variante Delta e arriverà la variante anche Omega e arriverà altro, cioè purtroppo se non riusciamo a bloccare la circolazione il virus muterà e quindi in questo senso la variante Delta può essere sconfitta in modo particolare dalla vaccinazione. E mentre si guarda con apprensione agli eventi pubblici e al ritorno alla normalità che sta interessando tutto il paese, la politica si interroga sull'eventualità di introdurre una nuova stretta sul Green Pass, una misura più in linea con il modello francese, a cui guarda con interesse anche il commissario straordinario per l'emergenza Covid. Il generale Figliuolo si è infatti detto d'accordo con il presidente Macron sul fatto che la vaccinazione sia una delle chiavi per il ritorno alla normalità. Nel frattempo l'AUSL di Bologna è al lavoro per individuare i sanitari non ancora vaccinati. È doveroso, è dovuto da parte della struttura sanitaria, perché la legge lo prevede. Abbiamo mandato molte decine di lettere già di accertamento, e l'accertamento di per sé stesso vuol dire: guarda, sei fuori legge. E a questo punto la legge che dice che se non sei vaccinato non puoi fare la tua professione. Stiamo facendo un lavoro molto puntuale, soprattutto sugli operatori che lavorano in ambito pubblico, perché per noi è più semplice individuare chi è il datore di lavoro. Ma nel contempo stiamo facendo tutte le nostre approfondimenti, le nostre inchieste e indagini per recuperare tutti i datori di lavoro, affinché il datore di lavoro provveda, nel momento in cui è informato, a individuare soluzioni alternative alla sospensione, e quindi fa in modo che la persona lavori, ma lavori in un ambito di sicurezza per lui e per gli altri. E proprio su questo argomento una notizia che è arrivata proprio adesso in redazione, perché l'AUSL di Bologna ha disposto i primi due provvedimenti di sospensione dal servizio per quanto riguarda due operatori sanitari. Si tratta nello specifico di un infermiere del distretto di San Lazzaro di Savena e di un tecnico di neurofisiopatologia dell'ospedale di Bellaria. Le prime lettere di accertamento del mancato rispetto dell'obbligo vaccinale sono state notificate la scorsa settimana. Sono in atto ulteriori accertamenti per quanto riguarda medici, infermieri e psicologi, e seguiranno, scrivono in una nota dall'azienda USL, nei prossimi giorni ulteriori provvedimenti attuativi della norma di sospensione. Parliamo ancora di vaccini, andiamo questa volta in Romagna, perché da oggi i cittadini che ancora non si sono vaccinati possono utilizzare una nuova formula last minute per prenotare le somministrazioni. Vediamo allora di che cosa si tratta. Riempire i posti che rimangono vacanti a causa delle cancellazioni o mancate prenotazioni, permettendo così di ottimizzare risorse e tempi. È questa la formula che sta utilizzando l'AUSL Romagna. I cittadini interessati possono prenotare solo per il giorno successivo tutti i posti disponibili che si sono liberati. Prosegue quindi l'offerta vaccinale dell'AUSL Romagna con il last minute. I cittadini di tutte le fasce d'età che ancora non si sono prenotati possono approfittare di questa possibilità disponibile in tutte le
sedi vaccinali. Sono ancora numerosi i posti liberi nelle agende dei vaccini mRNA, Pfizer e Moderna. Tutti i giorni, a partire dalle ore 15, gli interessati potranno verificare la disponibilità dei posti liberi per il giorno successivo nelle varie sedi vaccinali e direttamente prenotarsi attraverso i consueti canali CUP, PharmaCUP, CUPTEL e CUPWeb. Questa prenotazione non è vincolata ai limiti d'età. I cittadini che avevano la prenotazione per la prima dose nel mese di agosto sono stati inoltre contattati per anticipare la somministrazione e quelli che si stanno prenotando adesso trovano posto in tempi molto ravvicinati, grazie all'importante collaborazione con i medici di medicina generale del nostro territorio. L'azienda ha provveduto anche ad inviare a ciascuno l'elenco degli assistiti over 60 che ancora non risultano vaccinati. C'è una notizia per quanto riguarda il caso di Patrick Zaki, purtroppo non è una buona notizia perché è stata prolungata di altri 45 giorni la custodia cautelare in carcere per lo studente egiziano dell'Università di Bologna che era stato arrestato nel febbraio dell'anno scorso nel suo paese natale e accusato di propaganda sovversiva su internet. Lo ha riferito Lomba Darwish, il rappresentante di una ONG che segue appunto il caso di Zaki in Egitto. C'è anche una nota del portavoce di Amnesty International Italia, una nota molto critica, che dice: mi chiedo se anche dopo il secondo voto del Parlamento in favore di Zaki il governo italiano continuerà a invitare alla cautela e al silenzio oppure prenderà qualche iniziativa. Il governo italiano si è espresso in Parlamento in favore della cittadinanza italiana per Zaki. Dice sempre il portavoce di Amnesty International: il governo italiano dovrebbe convocare l'ambasciata d'Egitto per esprimere il proprio scontento. Ricordiamo che la custodia cautelare in carcere in Egitto può durare fino a 2 anni. Ci spostiamo adesso a San Marino perché c'è una novità per quanto riguarda il referendum sull'aborto che nella Repubblica del Titano, pare incredibile, è ancora illegale. È stata fissata una data, la consultazione popolare avverrà il prossimo 26 settembre. San Marino è l'unico Stato europeo, insieme a Malta e a Città del Vaticano, dove l'aborto è ancora illegale senza alcuna eccezione. La Repubblica enclave è a un passo da una svolta storica ora che i capi di Stato hanno emesso martedì il decreto che dà il via libera al referendum fissato per il 26 settembre. A marzo il Collegio Garante, l'organo di legittimità costituzionale del Titano, aveva dichiarato ammissibile la consultazione popolare sulla depenalizzazione e legalizzazione dell'interruzione di gravidanza volontaria. Negli anni ogni tentativo di procedere in questa direzione è stato respinto. Questa volta ci sono riuscite le attiviste dell'Unione Donne Sammarinesi. San Marino è uno Stato fortemente cattolico, la cui stessa tradizione politica vede la fondazione della Repubblica nell'anno 301 ad opera del Santo. Il codice penale prevede attualmente il reato di interruzione della gravidanza. Contrario alla libertà di scelta è il Comitato Uno di Noi, ma la stessa politica è divisa sul tema e il risultato non è affatto scontato. Per i promotori del referendum, il 26 settembre, San Marino sceglierà un appuntamento con la storia dei diritti delle donne. Una notizia di cronaca che arriva da Rimini: è stato condannato a 2 anni e 8 mesi l'albergatore di 59 anni accusato di violenza sessuale nei confronti di un 14enne ospite insieme al padre nell'hotel di Miramare nell'agosto del 2019. Nel procedimento abbreviato il giudice ha riconosciuto la cosiddetta minore gravità del fatto nonostante il pubblico ministero avesse chiesto 6 anni con le aggravanti. Un processo giocato in buona sostanza sulla parola dell'uno contro quella dell'altro, in cui le telecamere di videosorveglianza non hanno potuto fugare ogni dubbio in quanto non avrebbero ritratto l'atto sessuale. In ogni caso il giudice ha condannato l'albergatore anche al versamento di una provvisionale di 30.000 euro nei confronti della parte civile che era rappresentata dal giovane e anche dalla sua famiglia. Ci spostiamo adesso a Riccione per parlare della stagione turistica che è iniziata con buoni numeri, così come in tutta la Romagna. Nella Perla Verde però si scommette anche su un'onda lunga legata alla seconda parte dell'anno con iniziative che sono previste anche in inverno. Vediamo.
Guardando un po' ai numeri, cosa ci si aspetta da questa annata turistica da qui fino a settembre-ottobre? È una stagione che è partita sicuramente molto bene, nonostante sicuramente un rallentamento iniziale, però insomma, oggi i numeri stanno dando ottimi segnali. La tendenza è sicuramente a luglio-agosto molto pieni, ma siamo convinti che settembre trasleremo diversi eventi e sarà comunque un settembre che, tempo permettendo, potrà dare grandi soddisfazioni. Riccione non si candida solo come protagonista dell'estate romagnola, ma grazie ad un programma intenso di eventi che sarà svelato, si proietta come meta d'attrazione anche per l'inverno. Prima di ciò però è atteso in agosto DJ on stage con 10 concerti serali di alcuni dei maggiori cantanti italiani. Sarà veramente a breve il nostro appuntamento di Ferragosto, perché sapete che non solo Riccione c'è in questa bellissima estate, affermata, presente, vuol dire la sua nell'estate italiana, ma si presenterà immediatamente con quello che è lo slancio e la promozione invernale. Il 3 luglio sono partiti in Emilia-Romagna i saldi estivi. I commercianti attendevano con ansia l'apertura della stagione per risollevarsi dopo la chiusura forzata imposta dal lockdown. Noi siamo stati a Cesena per tracciare un primo bilancio. Vediamo. Dopo l'annus horribilis del commercio al dettaglio riparte, o almeno cerca di ripartire la corsa allo shopping. I saldi in Emilia-Romagna sono iniziati il 3 luglio con alte aspettative. 171 euro la somma che ogni famiglia spenderà durante questa fase di acquisto, secondo le stime di Confcommercio. A Cesena la corsa agli acquisti è partita, anche se un po' zoppicando. Tra gli appuntamenti più attesi c'era anche quello del venerdì sera con i negozi aperti. I saldi sono partiti bene, la gente aveva tanta voglia di acquistare, specialmente dopo questo brutto periodo. Sono partiti abbastanza bene, non avevamo tante aspettative, ma fortunatamente ce la siamo cavata. Ci aspettavamo un po' più affluenza nel weekend, cosa che invece non avviene, si spalma un po' più fra settimana. Si sente una sorta di ripresa rispetto soprattutto all'estate del 2020? Sì, però noi l'abbiamo notata molto più che altro proprio nella riapertura di aprile, quindi quando abbiamo riaperto le attività c'è stata molta più voglia rispetto all'anno scorso di regalarsi qualcosa e concedersi qualcosa, quello sicuramente. Si respira un bel clima di ripartenza e speriamo che continui questo bel clima. Il venerdì sera invece come stanno andando? Direi che ancora è presto per fare un bilancio, perché ne abbiamo vissuti solo due. Il primo è stato un pochino più difficile poiché c'era la partita degli europei. Il secondo direi che è stata una bella serata. Il secondo venerdì è andato bene, si è visto un bel afflusso di gente, è partito bene. Penso che gli anni scorsi erano un pochino più carini, per via anche di più attrazioni per quanto riguarda cantanti, ballerini. È un pochino mancata l'affluenza, speriamo magari nei prossimi venerdì che ci siano un pochino più di persone, ecco. Una notizia che arriva da Ravenna. Il maestro Riccardo Muti ha comunicato al Ravenna Festival di essere costretto a rinviare il concerto in programma questo venerdì 16 luglio alla Rocca Brancaleone, dovendo affrontare un breve ricovero ospedaliero non rinviabile. La direzione del festival informa il pubblico che il concerto sarà recuperato giovedì 2 settembre al Palazzo De André, sede più ampia che consentirà poi di accogliere anche un pubblico più numeroso. Dal 15 al 25 luglio la biglietteria del festival è a disposizione del pubblico per la sostituzione dei biglietti o per eventuali richieste di rimborso. Bene, era questa l'ultima notizia, è il momento adesso di aprire la pagina dello sport. In studio c'è Marco Rossi. Grazie Fulvio per la linea, buonasera e bentornati a questa nuova edizione serale di TR24 Sport. Partiamo dal calcio, superate le visite mediche di rito, il Cesena è pronto ad incominciare la preparazione estiva a Villa Silvia. Uno dei giovani veterani sarà Andrea Cioffi alla quarta stagione in bianconero. Andrea Cioffi, che effetto fa ricominciare con la maglia del Cesena anche in questa stagione? È sempre un'emozione, iniziamo un'altra stagione dopo purtroppo come è finita quella passata, siamo carichi, siamo pronti e non vediamo l'ora di tornare ad allenarci.
Vi siete già radunati, che effetto ha fatto rivedere i compagni? Alla fine siamo stati lontani soltanto un mese e mezzo che è volato, quindi è sempre un piacere comunque rincontrarci. Non è lo stesso gruppo dell'anno scorso, siamo ancora pochi, però ne arriveranno di ragazzi nuovi, pronti e carichi per fare sempre una grande stagione. Hai superato le visite mediche, che stagioni ti aspetti? Ma io cerco sempre di non fare troppi calcoli, penso sempre che bisogna vivere il momento e sognare come alla fine abbiamo fatto l'anno scorso, quindi ecco, adesso c'è da prepararsi bene perché sarà sempre una stagione lunga e con tante difficoltà. Sei tanto giovane, però hai ancora molte presenze messe da parte con la maglia bianconera, quindi insomma sei pronto per entrare nell'albo d'oro dei calciatori del Cesena? Ma io ecco, vivo il momento, poi quello che viene fa sempre piacere. Cambiamo argomento, parliamo di motori. Al Grand Hotel di Cervia è stata svelata la livrea delle Mitsubishi Pajero WRC Plus in dotazione al romagnolo Andrea Schiumarini e al toscano Stefano Sinibaldi. Il pilota e il navigatore parteciperanno alla prossima Dakar nel gennaio del 2022. Abbiamo scelto una location davvero esclusiva e simbolo della Riviera Romagnola come il Grand Hotel di Cervia. E siamo qua insieme a un folto gruppo di amici dove si unisce la passione fondamentalmente, quindi il 4x4 Romagna Team che rappresento come presidente e l'R Team che è il team con cui correrò la mia terza Dakar. E l'equipaggio sarà composto da me, Andrea Schiumarini, da Stefano Sinibaldi. E il veicolo, lo vedete qua, è il WRC Plus, sempre Mitsubishi Pajero, che quest'anno abbiamo sviluppato durante le gare, abbiamo fatto i vari upgrade di miglioramento. E quindi che dire, siamo pronti ormai al 100% per questa terza Dakar in Saudi Arabia, dal 2 al 14 gennaio. Gli organizzatori ci hanno già avvertito che sarà una Dakar difficile, soprattutto nella parte centrale della gara stessa, dove andremo nel deserto del Rub Al Khali, quindi nella parte più a sud, dove sicuramente saremo entusiasti di vedere panorami incredibili, ma di certo sarà anche la parte più difficile, perché questo deserto sicuramente non risparmierà fatiche. Passiamo dal basket e andiamo sul nostro portale tr24.it. La Piero Manetti Basket Ravenna ha compiuto una rivoluzione all'interno del proprio organico. Sulla panchina giallorossa si è seduto Alessandro Lotesoriere, mentre come direttore generale è stato insignito Giorgio Bottaro, già dirigente del consorzio Ravenna Volley. Con questo è tutto per lo sport, Fulvio, a te la linea. Grazie a Marco Rossi. Bene, chiusa la pagina dello sport, è il momento adesso di dare un'occhiata alle previsioni del tempo. Buonasera a tutti i telespettatori di TR24 e Teleromagna da Andrea Raggini. La giornata di giovedì 15 luglio inizierà con cieli sereni o il più poco nuvolosi sul nostro territorio regionale, con maggiori addensamenti sul crinale dell'Appennino al confine con la Toscana. Nel corso della giornata la nuvolosità gradualmente andrà ad aumentare, soprattutto in Emilia, con la formazione di qualche rovescio in Appennino e localmente anche tra Piacentino e Parmense. La ventilazione si presenterà generalmente debole, mare quasi calmo. Le temperature minime oscilleranno tra 15 e 19 gradi, i valori massimi torneranno a salire, saranno compresi tra 27 e più 32 gradi. Maggiore instabilità è attesa invece tra venerdì e la giornata di sabato. Per questo appuntamento è tutto, auguro a tutti voi un buon proseguimento di serata. Bene, dopo il meteo facciamo il punto sulle notizie più importanti di giornata con il nostro riepilogo.
Alla fiera di Rimini torna in presenza dal 20 al 25 agosto il meeting di Comunione e Liberazione. Il programma della 42esima edizione è stato svelato in conferenza stampa a Roma. All'inaugurazione ci sarà il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Aumentano i casi di Covid in Emilia-Romagna. Sono 117 i positivi nelle ultime 24 ore. Un dato non allarmante, rassicurato anche dall'assenza di decessi. La variante Delta, tuttavia, continua a crescere. Ne abbiamo parlato con il direttore del Dipartimento di Sanità Pubblica di Bologna, Paolo Pandolfi. Riempire i posti vacanti a causa di cancellazioni o mancate prenotazioni per ottimizzare i tempi. Questo è il piano di AUSL Romagna per continuare a portare avanti senza intoppi la campagna vaccinale. I cittadini che non si sono ancora prenotati possono approfittare della nuova formula Last Minute. A San Marino è stata fissata la data per il referendum sull'aborto, che nella Repubblica del Titano è ancora illegale. La consultazione popolare si terrà il prossimo 26 settembre. A riuscire nell'impresa di dare il via al referendum dopo vari tentativi falliti è stata l'Unione delle Donne Sammarinesi. Sono partiti il 3 luglio i saldi estivi in Emilia-Romagna. I commercianti attendevano con ansia l'apertura della stagione per risollevarsi dopo il periodo di chiusura forzata. Siamo stati a Cesena a parlare con loro per tracciare un bilancio di questi primi giorni. Calcio, superate le visite mediche di rito, Andrea Cioffi si appresta a disputare la quarta stagione con la maglia del Cesena. Il difensore di appena 22 anni potrà raggiungere e superare le 100 presenze in bianconero. È tutto per questa sera, io vi ricordo che potete rivedere tutti i nostri servizi e seguire tutti gli ultimi aggiornamenti sul nostro portale web tr24.it. Il telegiornale finisce qui, a voi tutti una buona serata. SIC, società Italtecnica Cesena, da 30 anni specializzata in progettazione e costruzione di sistemi e impianti tecnologici industriali integrati. Se voi avete un problema, noi abbiamo la soluzione. SIC è a Cesena, zona industriale Pieve Sestina. Infotech, con un'esperienza ultradecennale nella consulenza e nello sviluppo di servizi informatici, è HP Platinum Partner. Infotech, da sempre, propone tecnologie innovative in ambito server e storage, workstation e PC, garantendo un servizio di assistenza tecnico-sistemistica rapido e affidabile. Infotech propone l'ufficio efficiente e green. Affidati a noi installando le nuove multifunzioni HP PageWide a zero emissioni di polveri sottili. Mettiti comodo, Infotech troverà la soluzione giusta per te. www.infotech.it. Frigoriferi industriali, soluzioni all'avanguardia nella refrigerazione industriale.